Garofalo Giovanni, nato a Palermo il 2/11/1967. Va bene, è presente in aula l'avvocato Stanislao per delega dell'avvocato Nistico, che è il suo difensore di fiducia, va bene? Quindi lei ora risponda alle domande. Ho difficoltà a contattare il signor Graviano. Ci ho provato, ma non riesco a parlarci. Risponda alle domande del pubblico ministero, grazie. Buongiorno Garofalo, il dottore Lombardo. Buongiorno. Vorrei che lei, diciamo, illustrasse alla Corte, in via preliminare, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia e perché ad un certo punto ha preso questa decisione. Ho iniziato a collaborare con la giustizia il 2 luglio 1997 e ho preso questa decisione perché mi ero stancato della vita che ho fatto in Cosa Nostra, aspettavo un bambino che mi doveva nascere, volevo dare un futuro migliore a mio figlio e non farlo crescere nell'ambiente in cui sono nato e cresciuto io. Era detenuto libero quando lei ha deciso di collaborare? Ero in stato di latitanza. Quindi lei, che fa da latitante, si presenta presso una struttura di polizia? No, mi scusi, da latitante sono stato catturato. Sì. Pronto. Sì, prego. Sono stato catturato il 2 luglio del 97, allo stesso giorno che mi hanno catturato ho deciso di collaborare con la giustizia. Quindi ci stava pensando da un po'? Ci stavo pensando da un paio di mesi, ci stavo pensando comunque a cambiare la mia vita e a dare un futuro migliore a mio figlio, che mi doveva nascere. Ho capito. Senta, lei quando era entrato in Cosa Nostra e di quale famiglia faceva parte? Io in Cosa Nostra effettivamente sono entrato nel 92, solo però io anche quando non facevo parte a pieno ritmo ero sempre, stavo a contatto con esponenti di Cosa Nostra, perché noi svolgevamo alcuni traffici sia di droga che di contrabbando di sigarette per conto della famiglia di appartenenza del mio quartiere. E cioè, qual era la sua famiglia? La famiglia di appartenenza del quartiere era la famiglia di Corso dei Mille. Quindi i suoi capi famiglia chi erano? Era Ciccio Tagliavia all'epoca, quando parlo io di quel periodo là. Ho capito. Senta, quindi lei formalmente ad un certo punto diventa uomo d'onore o no? Dal 92 in poi. Bene, mentre come uomo a disposizione di Cosa Nostra e della famiglia di Corso dei Mille? Sin dal 1983-84, sin a venire all'affiliazione, come si suol dire, vera e propria. Formale, diciamo. Quindi dall'83-84, diciamo, poi viene affiliato nel 92, diventa uomo d'onore e finisce, diciamo, questo suo percorso nel 97 quando inizia a collaborare, così? Perfetto. Senta, qual era il suo ruolo prima e dopo l'affiliazione? Allora, prima dell'affiliazione, come ho detto prima, noi ci occupavamo di traffico di droga, di contrabbando di sigarette. Facevo qualche rapina, sempre per conto di qualche uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille. Dopo la mia affiliazione mi sono occupato delle estorsioni, danneggiamenti, tentato omicidio, tutto quello che si poteva fare nell'ambito di Cosa Nostra e che la famiglia ne urgeva il bisogno. Ho capito. All'interno della sua famiglia le affidarono mai la cura di un settore particolare? Cioè lei è stato mai responsabile di un gruppo di soggetti affiliati o di un ambito operativo che vi interessava? Io l'ultimo periodo della mia latitanza con Gaspare Spatuzza io mi occupavo del quartiere mio, diciamo, quartiere nativo, per riscuotere le estorsioni, per mettere a posto i negozi, per qualche danneggiamento. Ero responsabile del settore delle estorsioni. Ho capito. Lei ha detto con Gaspare Spatuzza? Sì. Che lei ha iniziato a frequentare quando? Gaspare Spatuzza l'ho iniziato a frequentare nel periodo del 90, 91, 92, sino al giorno della mia cattura. Quindi anche prima che lei diventasse uomo d'onore? Sì, io lo conoscevo Gaspare Spatuzza, lo conoscevo prima che io mi affiancavo a lui, come si suol dire.
Gaspare Spatuzza aveva una collocazione superiore alla sua o eravate, diciamo, soggetti di pari livello? No, Gaspare Spatuzza, quando l'ho conosciuto io, lui era uomo d'onore della famiglia di Brancaccio. Dopo l'arresto di Nino Mangano, che ne era il reggente, lui è divenuto il reggente della famiglia sia di Corso De Mille che di Brancaccio. Quindi si crea a un certo punto sostanzialmente un collegamento stabile tra Corso De Mille e Brancaccio? Sì, poi si sono unificate le famiglie, visto che ci stavano pochi uomini a disposizione, dopo tutti gli arresti, e la famiglia Corso De Mille e Brancaccio ha fatto, come si suol dire, una fusione. Responsabile reggente del mandamento, dopo l'arresto di Nino Mangano, ne è venuto Gaspare Spatuzza. Ho capito, e questa fusione avviene sotto Mangano o sotto Spatuzza? No, questa fusione avviene sotto Mangano. Sotto Mangano, ho capito. Senta, quindi lei ha avuto anche modo di conoscere i fratelli Graviano? Io e i fratelli Graviano personalmente li conoscevo, ma non ci ho avuto mai a che fare, però sapevo che Giuseppe Graviano era il capomandamento di Brancaccio, perché quando io sono stato affiliato a pieno ritmo, già lui era stato catturato, l'avevano arrestato, a lui e al fratello. Le ripeto, io sono stato affiliato con la reggenza di Nino Mangano, che ha subentrato ai fratelli, a Giuseppe Graviano. Ma mi perdoni, lei si ricorda quando vengono arrestati i fratelli Graviano? Se non ricordo male, sono stati arrestati fine 92, inizio 93 a Milano, non mi ricordo di preciso il... No, glielo ricordo io. Glielo ricordo io, gennaio 94. Io ricordavo qualche anno prima comunque. Le ripeto, quando io sono stato scarcerato nel 92 e sono stato subito avvicinato da esponenti di Cosa Nostra del mandamento di Brancaccio Corso De Mille. Ancora ci stava Giuseppe Graviano, così che ancora stava fuori Giuseppe Graviano, stava in stato di latitanza. Dopo io ho cominciato a svolgere alcune attività per il conto di Cosa Nostra, sempre nell'illecito, però non ho avuto mai il piacere di incontrarlo da latitante. Ah, ho capito. Quindi lei intendeva questo, lei rapporti diretti con Graviano non ne ha avuti mai? No, direttamente no, però lo conoscevo come persona, però non ho avuto mai contatti diretti di nessunissimo motivo. Ho capito. Adesso è stato più chiaro. Vorrei che lei precisasse una cosa prima di andare avanti. Quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, lei si è accusato di fatti che, diciamo, a livello giudiziario le erano stati già contestati o anche di fatti che non le erano stati contestati mai? Ma io, quando ho collaborato con la giustizia, ho dato un contributo che ho fatto catturare Gaspare Spatuzza, all'epoca latitante. Ho tirato fuori dei fatti che l'autorità giudiziaria non era nemmeno a conoscenza, che mi sono sia autoaccusato che automaticamente ho messo in chiaro la verità di quei fatti che la giustizia non era a conoscenza. E di quali fatti parliamo? Diciamo, quali fatti ha rivelato proprio lei? Parliamo di alcune rapine, di alcune estorsioni, di alcuni traffici di droga. Omicidi? Di omicidi ne ho parlato, ho parlato dell'omicidio di un marocchino che è stato ammazzato in via Messina Marine, ho chiarito la mia posizione sull'omicidio Savoca, mettendo alla luce la verità. Quindi ha rivelato tante cose anche importanti quando ha iniziato a collaborare? Io sì, penso di sì, per l'autorità giudiziaria sono stati degli elementi, degli spunti che hanno lavorato sopra e sono arrivati alla verità. Ora, lei ritengo abbia deposto in numerosi procedimenti, si ricorda in quali processi lei è stato chiamato a testimoniare? Io sono stato a testimoniare nel processo delle stragi del 93, sono stato a testimoniare in alcuni processi di omicidi, sono stato a testimoniare sul processo del dottor Carnevale, sono passati tanti anni, dottore, di processi ne ho fatti tantissimi. Va bene, soltanto per introdurre una serie di riferimenti, è chiaro che, come lei capisce, io posso documentare anche in maniera diversa.
questi dati. Le chiedo infine, lei è stato riconosciuto meritevole dell'articolo 8, previsto diciamo per chi collabora con sì, la giustizia? Sì, ho avuto tutti i benefici dell'articolo 8 e sono stato riconosciuto attendibile perché, le ripeto, io sono qua per la verità, dottore, non per altro. Va bene. Lei adesso sta scontando una condanna? Mi è arrivato un anno di definitivo e sono in stato di detenzione. Ho capito. Senta, Garofalo, a me interessano diciamo aspetti davvero molto particolari, cioè nel senso, voglio dire, che ci dobbiamo soffermare su alcune vicende specifiche. E in particolare le chiedo se lei ha avuto mai rapporti con famiglie di 'Ndrangheta o con soggetti, diciamo, calabresi o non calabresi collegati alla 'Ndrangheta. Sì. Sì. In che occasione? Per quali ragioni? A noi nel 95 abbiamo svolto per conto della 'Ndrangheta di una famiglia di San Luca un traffico internazionale di hashish, a cui noi, come famiglia di Corso dei Mille Brancaccio, l'abbiamo sbarcato sul territorio palermitano, al che abbiamo fatto sto lavoro per conto di sti calabresi di San Luca, a che io personalmente mi sono recato in Marocco a prendere stashish con un peschereccio, e se non ricordo male era 3-4 tonnellate di hashish con precisione, non sono preciso, ma intorno ai 3.000-4.000 kg di hashish, sì. E a cui l'abbiamo sbarcata per conto di queste famiglie calabresi. Cerchiamo di tornare, capisco che è passato qualche anno, però cerchiamo di tornare diciamo con la mente a quell'epoca, quindi si concentri un attimo, come eravate entrati in contatto, ovviamente se lo sa, come eravate entrati in contatto? Prego. Siamo entrati in contatto con queste famiglie calabresi tramite un uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, Cosimo Lo Nigro. Cosimo Lo Nigro, che conosceva questi calabresi? Conosceva questi calabresi qua. Lei è in grado di dirmi il nome di questi calabresi o di uno di loro? Io mi ricordo un tale che si chiamava Totò e un altro che stava imbarcato con me a prendere la hashish in Marocco, un tale Virgilio Giovanni, un nome simile. Virgilio Giovanni è un nome. Sì, Gianni Virgilio, o Giovanni, se posso non capire. Male, si chiamava. No, dottor, mi scuso, uno Virgilio e uno Giovanni. Ah, ecco, erano due persone. Sono due persone. Ah, ho capito. Mi scusi lei, pensavo che parlasse della stessa persona, diciamo, tra Virgilio e Giovanni. No. E quindi con queste persone lei è andato con questo peschereccio in Marocco a prendere lo stupefacente? Con queste persone siamo andati, no, con queste persone, io quando sono andato a prendere lo stupefacente in Marocco, sono partito dalla Sicilia con il peschereccio, queste persone ce li siamo portati dal Marocco in Italia. Ah, ho capito, quindi stavano già in Marocco i calabresi? Sì, erano due persone calabresi che erano diciamo due dei titolari di quest'hashish. Ho capito. Quando noi abbiamo fatto il carico, loro sono venuti con noi nel peschereccio e li abbiamo portati in Italia. Ho capito. Quindi il contatto in Marocco era dei calabresi? Il contatto in Marocco è perché tutta l'hashish era dei calabresi. A noi per guadagno ci hanno dato 300 kg d'hashish, se non ricordo male. Si ricorda per quale motivo i calabresi per portare quest'hashish dal Marocco si erano rivolti a voi? Si sono rivolti a noi tramite Cosimo Lo Nigro, perché Cosimo Lo Nigro, il papà, era proprietario di un peschereccio e noi con il peschereccio abbiamo fatto sto traffico di hashish. Ho capito. Questi calabresi lei ha detto che fossero di San Luca? Sì, erano una famiglia di San Luca. Se li ricorda i nomi, i cognomi di questa famiglia? Le ripeto, io li ho visti nell'occasione che abbiamo sbarcato l'hashish e nell'occasione in cui l'abbiamo caricata nel tir, che poi stashish calabresi se la sono portati su a Milano. I contatti diretti ce l'aveva Cosimo Lo Nigro con queste persone qua. Sì. Perché lei nel verbale del 28 novembre 2013, quando le viene fatta questa domanda, risponde: se non erro, erano della famiglia Nirta Strangio. Nirta Strangio, sì,
sì. Quindi confermo, è corretto quindi questo verbale, sì? Sì, sì. Oh. Lei ha anche richiamato l'epoca in cui questo traffico è stato fatto. Me la ripete, per favore? In quale anno? Se non ricordo male, è stato fine 95, inizio 96. Oh. Quindi in un'epoca successiva alla cattura di Giuseppe Graviano? Sì, un'epoca successiva, sì. Già stava in carcere Giuseppe Graviano quando abbiamo fatto su traffico d'hashish. Perché in questo verbale, cioè nel verbale che le ho richiamato prima, lei invece dice una cosa contraria, diversa. Lei dice, ho riferito e confermo, quindi richiama sue precedenti dichiarazioni, che questi calabresi, qua c'è un errore, erano stati portati da Giuseppe Graviano, che aveva rapporti con costoro da tempo. Non sono in grado di dire come siano iniziati tali rapporti. No, dottore, mi scusi, io quando noi abbiamo fatto questo traffico di hashish, che sto parlando io del 95-96, sì, per conto dei calabresi, sì, i contatti ce l'aveva Cosimo Lonico con queste persone qua. Sì. Invece precedentemente a questo traffico di hashish noi ne abbiamo fatto un altro in via Messina Marina, forse io mi riferivo a quello. Ah, ho capito, quindi nella verbalizzazione si... Perché noi fine 92, in via Messina Marina a Palermo, abbiamo fatto un altro traffico di hashish, sì, di 5 tonnellate, sì, e a cui Giuseppe Graviano era fuori, mi ricordo che stava fuori. Ah, ho capito. Perché noi tutta la hashish l'abbiamo appoggiata a Brancaccio. Ho capito, adesso è stato chiaro. Quindi i rapporti dei calabresi, o meglio di Graviano con i calabresi, risalgono ad un altro traffico. Io non lo so, se noi, le ripeto, io del traffico che questo che abbiamo fatto per conto dei calabresi, era Cosimo Lonigro che aveva i contatti con sti calabresi. Sì. Del traffico d'hashish che io le parlo del 92, inizio 93, sì, questa noi l'abbiamo fatta in via Messina Marina per conto dei palermitani, per conto nostro, diciamo. Oh. E perché lei riferisce che questi calabresi erano stati portati da Giuseppe Graviano? Cioè il rapporto tra Graviano e i calabresi che lei riferisce in questo verbale, quindi, a quale tipo di situazione si deve riferire? Dottore, guardi, io non mi ricordo in questo istante com'è stata qua la circostanza, però io le posso dire mo, facendo un po' di mente locale, sono passati 25 anni, dottore, non è stata una cosa di oggi. Le ripeto, come traffici di hashish ce ne abbiamo fatti due, sì, uno che Giuseppe Graviano stava fuori, sì, e uno per conto dei calabresi che Giuseppe Graviano stava in carcere. Ho capito. Questo glielo posso confermare e ribadire, dottore. Mi spieghi una cosa, lei operava insieme a Spatuzza, ha detto. Sì, io operavo insieme a Spatuzza, sì. In relazione a questi due traffici di cui stiamo parlando, un ruolo di Spatuzza c'era stato? Come no? E con quale ruolo si era? In tutti e due i traffici di hashish c'è stato Spatuzza presente. E con quale ruolo specifico? Questo che abbiamo fatto, uno è stato fatto a Carini, quello, sì, dei calabresi l'abbiamo fatto a Carini. Sì. Che ancora ci stava Nino Manga nella reggenza, là ce l'aveva Nino Manga, no? Spatuzza è come uomo d'onore, come persona che abbiamo partecipato tutti assieme a fare sto sbarco di hashish nel 95. Quindi c'era anche nel lui. Nel 92, quello che le dico io, Spatuzza si è recato presso la costa di via Messina Marina con un TIR, abbiamo caricato il TIR che Spatuzza faceva da autista a portarsi via Stashish. Ho capito, quindi Spatuzza aveva avuto un ruolo sia nel primo che nel secondo, diciamo, traffico. Sì. Senta, si ricorda se contestualmente a questo traffico di hashish, quindi di stupefacenti, c'erano stati anche dei traffici che riguardavano armi, che coinvolgevano i calabresi? Le armi di quando noi abbiamo portato l'hashish, che l'hashish a Milano l'ha portata tale Pietro Carra,
che aveva il tiro, perché lui era autista, sì. Quando ha portato la scisci su, quando è ritornato giù, ha portato un po' d'armi, sempre che i calabresi ci hanno favorito a noi queste armi qua. Ah, ho capito. E le abbiamo scaricate in via Messina Montagna, queste armi, in un doppio fondo. Ho capito, è stato chiaro. Quindi Carra porta il carico di sì, ascisci. Carra porta l'ascisci a Milano. Il giorno porta le armi. Ho capito. Senta, è il contatto, diciamo, a Milano, o meglio, diciamo, la destinazione a Milano di questo ascisci, no? Qual era esattamente? Sì. Quando noi abbiamo caricato su tir d'ascisci, i calabresi hanno fatto la scorta al tir. Se lo sono portati da via Messina Montagna sino a Milano. E poi in cambio vi hanno mandato un carico di armi. E poi quando ha scaricato l'ascisci il carra, dopo due giorni è ritornato giù a Palermo con il camion, con il doppio fondo con le armi. Ho capito. Senta, lei quindi non ha avuto un ruolo nel trasporto di questo stupefacente? No, io ho avuto soltanto il ruolo di caricare tutta sta ascisci, perché nel trasporto soltanto l'autista, soltanto Carri è andato su a Milano con la spola che gli facevano i calabresi, perché i calabresi sapevano a Milano dove appoggiarsi. Ho capito. Senta, Carra che ruolo aveva all'interno della vostra organizzazione? Carra era un autotrasportatore, Carra trasportava l'ascisci, Carra ha fatto qualche estorsione assieme a me, assieme a Cosimo Lo Nigro, assieme a altri componenti della famiglia di Corso dei Mille Brancaccio, solo che lui in più aveva sto parco di autotreni che noi ne usufruivamo per fare dei traffici illeciti. Ho capito. All'interno del vostro gruppo, cerchi di concentrarsi un attimo, lei mi ha fatto dei riferimenti a Lo Nigro, Spatuzza, Graviano, Mangano, insomma mi ha indicato nomi importanti. Abbiamo parlato ora di Carra, chi erano gli altri che operavano insieme a voi in quel periodo e in questo settore? In quel periodo ci stava Francesco Giuliano. Sì. Salvatore Faia. Sì. Ci stava, come le ripeto di nuovo, Cosimo Lo Nigro, ci stava Gaspare Spatuzza, Vittorio Tutino. Sì. Mo sto facendo un po' di mente, ci stava Pietro Romeo. Sì. Ci stava Giovanni Ceramitaro. Tutti si stava Salvatore Grigoli. Sì. In questo istante mi sfugge qualche nome. Comunque, vabbè, comunque ha fatto parecchi nomi. Ora, di questi soggetti che lei ha indicato, c'era qualcuno che oltre che operare in Sicilia operava anche in Lombardia? In Lombardia, per quel che ricordo io, no, dottore, per quello che ricordo in questo istante, dottore. Ma non stabilmente, voglio dire, che magari aveva rapporti con la Lombardia, voglio dire che aveva contatti in Lombardia, questo mi interessa capire. Dottore, le ripeto, in questo istante non mi viene in mente, dottore. Lei ha mai operato? Sono passati tanti anni. No, l'ho capito. Lei ha mai operato in Lombardia? No, in Lombardia, se non ricordo male, no. No, quindi incarichi a lei per la Lombardia non le hanno dati mai? No, per la Lombardia non mai mi occupavo, più che altro mi occupavo di quando facevamo i traffici di hashish, io mi occupavo di vendere l'hashish, perché noi come si suol dire, nasciamo come trafficanti, nasciamo come venditori di hashish, di cocaina, di queste cose qua. Ho capito. Senta, e all'interno poi della struttura criminale di cui lei faceva parte, ci ha spiegato di aver avuto un ruolo, voglio dire, in relazione alle estorsioni, anche insieme a Spatuzza. Sì. Il suo ruolo è rimasto sempre soltanto questo? L'ultimo periodo, le ripeto, visto che eravamo rimasti come latitanti e Spatuzza, non ci stava quasi più nessuno in giro, nel senso, dopo tutti gli arresti, dopo tutti le varie latitanti, poi è stato catturato anche Salvatore Grigoli, era stato catturato perché eravamo rimasti in tre latitanti, io, Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli. Dopo la collaborazione dei fratelli di Filippo, sì. Automaticamente
Spatuzza ci vedevamo, non gli dico tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni, e allora lui dovevamo rassettare un pochettino il giro di nuovo delle estorsioni, e anche lui mi ha detto che io mi dovevo occupare, come l'ho detto prima, del rione di Corso de Mille, non di un pezzo di rione di Corso de Mille, per cercare di mettere a posto i negozi di nuovo, perché c'era gente che non stava più pagando, c'era gente che non andava più a riscuotere i soldi, e allora automaticamente io mi dovevo mettere di nuovo in moto per ripristinare di nuovo tutto l'assetto. Sì. Sempre con le sue direttive. Ho capito. Poi ci torniamo un attimo su questo. Quella fu l'unica volta che risulta a lei, diciamo, che ci furono armi, diciamo, consegnate dai calabresi a voi, diciamo, al vostro gruppo criminale? Di mia conoscenza sì, dottore. Quindi lei non si è mai occupato di altri acquisti di armi dai calabresi? No, no. No. Senta, lei ha detto prima di aver testimoniato anche nel processo sulle stragi. Sì. Sì, perché lei ha avuto un ruolo, diciamo, in relazione a quei gravi episodi? No, io non ho avuto un ruolo, perché io quando è successo le stragi ero stato da poco, quando già le stragi sono state compiute, io ero subentrato da poco a fare parte di questa organizzazione qua, però nel gruppo me ne parlavano, se ne parlava che era stato il gruppo di Corso de Mille Brancaccio a compiere queste stragi qua. Ho capito. Quindi, diciamo, lei aveva soltanto delle informazioni indirette, non aveva avuto un ruolo diretto. Sì, delle informazioni quando se ne parlava, perché c'è stato un periodo che siamo stati latitanti sei persone tutti in una villa, in una villetta a Misilmeri, e poi piano piano venivano fuori tutti i discorsi delle stragi, si cominciavano a montare diciamo il mosaico, e piano piano se ne cominciava a parlare di chi abbia potuto avere un ruolo, soltanto di questi episodi qua, ma io non ho avuto nessun ruolo in quell'episodio. Non ha avuto mai nessun ruolo, ho capito. No. Raccontava soltanto circostanze apprese da altri, sì. Giusto? Chi è che, diciamo, chi è che le ha raccontato più cose sulle stragi tra i soggetti che ci ha indicato finora? Me l'ha raccontati Francesco Giuliano, me l'ha raccontati Pietro Romeo, me li ha raccontati c'era Giovanni Ceramitano, se ne parlava tra di noi, eravamo tutte stellati tanti in quella casa là, e veniva man mano uscivano fuori le notizie sul giornale, si commentava, si parlava, a cui loro hanno detto che ci hanno avuto un ruolo in queste stragi qua, mi ha detto il Giuliano che ci ha avuto un ruolo, il Romeo ci ha avuto un ruolo sulla tentata strage del Rito Duccio Contorno, a cui lui si è recato a Formella a prendere il tritolo, insomma se ne parlavano di queste cose qua. Oh. Spatuzza le ha raccontato delle cose? No, Spatuzza delle stragi non mi ha raccontato niente, Spatuzza soltanto parlavamo delle estorsioni, parlavamo che avevamo bisogno di fare traffici, parlavamo di stelle, abbiamo fatto qualche traffico, siamo stati latitanti anche a Roma assieme con Spatuzza, però delle stragi non abbiamo mai avuto nessun accenno. In quale periodo siete stati latitanti insieme a Roma con Spatuzza? Con Spatuzza siamo stati il periodo del 96, siamo stati a Roma a Ostia latitanti e lui, siamo stati un periodo a Ostia. Ho capito. Senta, le chiedevo prima delle armi e lei mi ha detto che per quello che sa l'unico approvvigionamento di armi dai calabresi è questo viaggio di ritorno da Milano, no? Per quello che mi ricordo, dottore. Sì. I vostri canali di approvvigionamento delle armi o di esplosivi quali erano? Delle armi, io quando ho fatto parte di questa famiglia già le armi ci stavano, ce ne stavano pure abbondanza. In quell'occasione le armi che io ho visto personalmente sono le armi che i calabresi hanno mandato giù da Milano quando abbiamo fatto, come ho detto precedentemente, su traffico d'hashish. E poi come tritolo, io personalmente tritolo non ne ho visto, dottore, non le ripeto, perché il periodo delle stragi io era da poco che ero stato affiliato a pieno ritmo. Ho capito.
Senta, qualcuno... l'ho sempre detto, questo l'ho sempre confermato. Sì, loro, sì, sì, lo so. Delle stragi, lo so, lo sono soltanto appreso da loro, non ho partecipato a nessunissima situazione. Lo so, però era un uomo d'onore, lei dice, già dal 92. Quindi le chiedo se, ad esempio, le parlarono di progetti politici che in quel periodo si stavano portando avanti. E i progetti politici che mi parlavano, sempre, ripeto, ho appreso sempre da Giuliano, ho appreso sempre da altre persone, da Pietro Romeo, e ho appreso anche da Cosimo Lonico che il soggetto a cui noi potevamo fare riferimento e che poteva fare qualcosa per tutti noi era, le ripeto, come dicevano loro, era Silvio Berlusconi. Quindi le facevano questo nome? Sì, sì, sì. E questi riferimenti? Ripetutamente lo facevano. Dottor. E questi riferimenti, lei si ricorda questi riferimenti a questa persona, a quale anno risalgono? Risalgono all'anno 93-94. Quindi a quegli anni lì le ricorda? Sì. Ad esempio, le parlarono mai di un progetto che passava da una Lega meridionale? No, dottore, ripeto, perché a parte il gruppo di politica ne masticavamo poco, il gruppo che stavamo là. Si parlava, si accennava che Berlusconi poteva aiutare, visto tutti gli arresti, visto tutti queste mazzate che Cosa Nostra ha preso dallo Stato, che era l'unica persona a cui si poteva fare riferimento, e ci potevamo appoggiare a lui per un domani, un miglioramento a livello di legge, a livello di qualche cosa di buono. Quindi era questo quello che le dicevano? Sì. Le spiegarono se loro avevano rapporti, diciamo, con quell'ambiente politico e quindi con questa persona che lei sta indicando? Dicevano loro che c'erano altre persone che potevano arrivare a Berlusconi e che stavano facendo qualcosa, però il nome della persona non me l'hanno fatto mai, dottore. Non gliel'hanno fatto mai. Perché poi al dottore chiedere in determinati ambienti, chiedere poi sembra un pochettino sgorbutica la situazione. No, lo capisco. Senta, lei è consapevole che i Graviano siano stati arrestati a Milano, vero? Sì. Sì. Quando apprende che i Graviano, o meglio, lei ha saputo prima dell'arresto che i Graviano stavano in quella zona? Sì. Da quanto tempo prima era stato informato di questo? Sono stato informato, le ripeto, io... perché io quando ho fatto parte subito di questa famiglia qua, le persone che subito a me mi hanno, stavo sempre assieme a me, era Tonino Giuliano, era Cosimo Lonigro, era Francesco Giuliano, e a me anche Tonino Giuliano mi ha detto che loro stavano fuori, stavano nella zona del Milanese. Quindi già a partire dal 92, non ho capito se appena la fanno uomo d'onore o dopo. Fine 92, inizio 93. Le riferiscono quindi che i Graviano sono nella zona di Milano? Sì. Latitanti? Sì, sì, latitanti. Sì, erano latitanti, lo sapevamo tutti che erano latitanti i fratelli Graviano. Lei chiese o le spiegarono questa latitanza dei Graviano da chi era agevolata? Io sapevo che all'epoca mi dicevano che gliela gestiva un certo Geppino e... un certo Geppino. Sì, un Geppino, dicevano che Geppino era il contatto di Giuseppe Graviano. E le diedero maggiori particolari per capire di chi stiamo parlando? Se non ricordo male, Geppino sarebbe questo D'Agostino, si chiama di cognome, se non ricordo male. E chi è questo D'Agostino? D'Agostino era una persona che gestiva la latitanza a Giuseppe Graviano, che poi quando è stato arrestato Giuseppe Graviano si vocificava che questo Geppino si era portato i carabinieri dietro da Palermo e l'ha portato sino al covo dove sono stati arrestati i fratelli Graviano. Perché sono stati arrestati in un covo? No, il covo, mi sono stati arrestati, non ricordo male, in un ristorante, in qualcosa, esatto. In un bar, una cosa...
Esatto, sono stati arrestati in un ristorante, quindi ricorda bene. E quindi questo Geppino aveva avuto un ruolo? Poi si diceva che Geppino è il cognato tale Salvatore Spataro, se li sono portati dietro da Palermo involutamente, come si suol dire, le carabinieri hanno seguito loro, perché anche i carabinieri dopo non so come hanno saputo che erano in contatto, che loro erano i contatti dei fratelli Graviano, e li hanno arrestati a Milano. Ho capito. Senta, quando lei parla di Francesco Giuliano, parla di Olivetti? No, noi Francesco Giuliano parlo di Folonari e Antonino Giuliano, Francesco Giuliano e Olivetti, e c'è pure Antonino Giuliano che è detto Folonari. Ho capito. Sono due persone distinte e separate. Eh sì, appunto. Quindi Francesco Giuliano, quando lei parla di Francesco Giuliano, dice Olivetti. Parlo di Olivetti, quando sì. Parlo di Antonino Giuliano parlo di Folonari. Oh. Senta, lei Francesco Onorato lo ha conosciuto? Ne ho sentito parlare, dottore. Da chi e in che termini? Ne ho sentito parlare che faceva parte della famiglia dell'Acqua Santa. Nell'occasione ne ho sentito parlare quando a volte parlavamo con esponenti di Cosa Nostra, anche di altre famiglie. Quando ne parlavo parlavamo anche con Vito Calatolo, di Ciccio Onorato, che era una persona in gamba. Parlavamo anche con esponenti della mia famiglia di appartenenza. Senta, lei ha conoscenza se la famiglia di cui lei faceva parte, quindi Corso De Mille, Brancaccio, avesse rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine? In questo istante non mi ricordo, dottore. Lei ha avuto mai rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine? Noi avevamo due finanzieri corrotti, dottore. Noi che intende? Lei personalmente? Noi come famiglia che non soffriva tutta la famiglia di Corso De Mille. Senta, ancora una cosa. Parlavamo prima di progetti politici. Dice, io di politica ne ho sempre sentito parlare poco, però quello che ricordo riguardava Berlusconi. Lei si ricorda se quando si parlava di politica si faceva riferimento a qualcuno di voi in particolare, cioè a un uomo di Cosa Nostra in particolare? Se non ricordo male, in questi istanti dicevano che la persona che poteva aggiustare tutto dopo l'arresto di Giuseppe Graviano poteva essere Matteo Messina Denaro. Questo si diceva? Sì. Di Bagarella non le parlò mai nessuno? Già Bagarella mi sa che già stava in carcere Bagarella, perché quindi... Bagarella è stato arrestato il 24 giugno del 2000 e il 24 giugno del 95. Noi ne parlavamo il periodo 95, perché noi siamo stati latitanti tutti dopo le dichiarazioni di Pasquale Di Filippo, che è avvenuto proprio il 24 giugno del 95. Noi durante questa fase di latitanza, come ho ripetuto prima, siamo stati un periodo appoggiati in un villino a Misilmeri, sì, a cui eravamo io, Gaspare Spatuzza veniva saltuariamente, Peppuccio Barranca, Francesco Giuliano, Cosimo Lonigro, Pietro Romeo, Giovanni Ciaramitaro, Salvatore Faia, eravamo un gruppo di 10 persone, siamo stati più di 2 mesi chiusi in questo villino qua, perché prima dovevamo trovare un pochettino gli appoggi, come meglio andarci a fare la latinanza, perché non potevamo stare tutti assieme, e là si parlava che la persona a cui poteva aggiustare tutto politicamente era sta persona a cui ho fatto il nome precedentemente. Ho capito. Quindi di Bagarella mai nessuno le disse nulla di specifico? No. Senta, lei è sicura che l'unica vicenda che l'ha vista coinvolta con i calabresi, quindi con uomini di 'Ndrangheta, è quella che ci ha raccontato? E le ripeto, dottore, in questo istante mi ricordo soltanto questo episodio qua. Se lei mi può dare qualche delucidazione? No. Le ripeto, sono passati sempre 25 anni, dottore.
Senta, le ho ricordato che questa famiglia era Nirta Strangio. Lei il nome di battesimo dei soggetti con cui ha avuto rapporti, se lo ricorda? Un certo Peppe. Peppe, uno. Poi? Un certo Giovanni. Due. Poi? Virgilio. Virgilio. Poi? Totò, Salvatore, Totò. Totò. A questo punto, se ce ne sono altri, me li dica. A questo punto non mi ricordo più. Comunque le persone che ho visto più, ho visto un paio di volte, sono state queste persone qua, dottore. Lei il padre di questo Peppe lo ha conosciuto? Dottore, le ripeto, c'è stato un episodio, siccome quando dopo l'arresto di Cosimo Lo Nigro, no? Sì. Noi avevamo in atto, ci stava in corso che dovevamo fare un traffico sempre sempre con queste persone qua. Al che un giorno stavamo sempre latitanti, io e Gaspare Spatuzza. Al che un giorno venne un signore di un calabrese che ce lo portò il fratello di Cosimo Lo Nigro, a che Gaspare Spatuzza lo voleva incontrare. Per vedere come eravamo combinati in questa situazione, perché noi avevamo dei soldi, noi diciamo, io dico noi per dire la famiglia di Costo di Mille Brancaccio. Sì, ho capito. Non noi personalmente, sempre soldi della famiglia, soldi sempre ricavati dal traffico di droga che avevamo fatto precedentemente, li avevamo reinvestiti, anche Gaspare Spatuzza voleva sapere a che punto era, perché ci stavano anche i soldi di altre persone, di altre componenti, di altre famiglie sempre di Palermo. Sì. A che Gaspare Spatuzza, tramite il fratello di Cosimo Lo Nigro, ha creato un appuntamento con esponenti di questa famiglia qua. Sì. A che si presentò un giorno mentre stavamo noi ci diciamo a Maghine l'Acqua, sarebbe un giardino a Ciaculli dove noi facevamo la latitanza, in mezzo al giardino si presentò il fratello Cosimo Lo Nigro con un signore anziano. Io mi allontanai, loro parlarono tutte e due, io mi allontanai, poi io le ripeto, dottore, era una persona sulla sessantina, 58 anni all'epoca, però le ripeto, poi io per serietà non ho chiesto a Gaspare Spatuzza chi era, solo che lui mi ha detto, tutto a posto con i calabresi, adesso ci vanno a avere i soldi. E non si ricorda il nome di questa persona? Non mi ricordo io, dottore, non mi ricordo. Lei, ad esempio, nel verbale che ho richiamato prima, dice a un certo punto che effettivamente uno di questi si chiamava Peppe, che lei ha riconosciuto in fotografia. Se non sbaglio, aveva un padre di nome Natale. Ah, sì, Natale, bravo. Dottore, ripeto, dottore, Natale, sì, si conferma, dottore, conferma. E questo Natale è la persona anziana che viene lì da voi, anziana, 58 anni? No, anziana, tutti i rispetto per le persone di 58 anni, me ne guarderei bene. Ce l'ho 51 io. All'epoca, le ripeto, all'epoca io ce n'avevo 30, vedo una persona di 58. Vabbè, certo. È giustificato. La giustificheremo noi con questo Natale. Comunque, dico, di questo Natale poi lei ha saputo altro? Non ho saputo più niente, dottore, le ripeto, perché poi la vicenda con i calabresi se la seguì Gaspare Spatuzza. Ah, quindi se la curava lui? Sì. E se l'è sempre curata lui? Dopo l'arresto di Cosimo Lo Nigro, sì. Sì, quindi era, diciamo, un suo settore specifico, quasi. No, se la curava lui, perché, le ripeto, ci stavano dei soldi investiti e lui portava avanti questa situazione qua, perché ci stavano anche i soldi di altre famiglie di Palermo, ci stavano i soldi della famiglia di Palermo Centro pure. Quindi c'erano gente, visto che i contatti ce l'avevamo noi di Costo di Mille Brancaccio, la gente, esempio Toto Cucuzza, mandava a chiedere a Gaspare Spatuzza come era finita la situazione con questi soldi qua. E allora Gaspare Spatuzza la vicenda la seguì lui di prima persona. Ho capito. E quindi c'era, comunque, per quello che lei sa, abbiamo capito che dobbiamo chiedere a Spatuzza, diciamo, su questo affare. Non c'è bisogno che glielo dico io, dottore. Lei lo sa, Però per quello che lei sa, quello era un periodo in cui c'erano affari in comune, quindi tra Palermo e i calabresi, e anche con soldi investiti, dottore, in comune. Sì, dottore. Sì, e stiamo parlando di somme importanti. Intorno, se non ricordo male, all'epoca erano 500 milioni. 500 milioni, ho capito. Va bene, la ringrazio. Perché
Dica, completi. Perché? No, perché le ripeto, perché i soldi, quando abbiamo fatto questo traffico di droga, a noi non ci hanno dato soldi, ci hanno dato dell'hashish, un 300 kg di hashish, a cui noi di questi 300 kg di hashish abbiamo incassato intorno al miliardo, un po' di soldi li abbiamo mandati ai carcerati e la metà del ricavato l'abbiamo reinvestiti sempre tramite calabresi. Oh, sempre tramite calabresi. Le chiedo, visto che adesso aggiunge questa cosa, ma le avete reinvestiti sempre in hashish o in altro? No, sempre in hashish e cocaina, se c'era la possibilità pure. Grazie. Però la base, diciamo, la base era l'hashish. Grazie, la ringrazio. Parte civile? Nessuna domanda, grazie. Avvocato contestabile? Io formalmente gliela faccio la richiesta, considerata anche l'ora, di autorizzare il contraesame all'avvocato Aloisio alla prossima udienza. Del resto, altrimenti dovrei chiederle per serietà 5 minuti di sospensione. Ma guardi, io 5 minuti di sospensione glieli posso dare, il differimento per il controesame, no? Perché non è giustificato l'allontanamento dell'avvocato Aloisio. Ma siccome vorrei fare una cosa seria, vorrei relazionarmi quanto. E allora io le do il tempo di parlare col signor Graviano, se possiamo andare avanti un altro po'. 5 minuti, lei parla col signor Graviano e poi si fa il controesame. Signor Garofalo, buonasera. Ascolti. Visto che è rimasto nel dubbio, ma lei Graviano l'ha mai conosciuto? Sì. Quando, dove e chi gliel'ha presentato? Allora, per presentarmi non me l'ha presentato nessuno. Io lo conoscevo come Giuseppe Graviano e sapevo chi era Giuseppe Graviano. Ho conosciuto Giuseppe Graviano, ho conosciuto anche il fratello Fifo e ho conosciuto anche il fratello Benedetto. Però non risponde alla mia domanda. Quando ha conosciuto Giuseppe Graviano, al di là del fatto che sapesse chi era, quando l'ha conosciuto, cioè come è avvenuto il momento in cui lei conosce Giuseppe Graviano? Me lo spieghi. Io Giuseppe Graviano l'ho conosciuto, io mi trovavo al distributore di benzina dei fratelli di Filippo e un giorno è arrivato con Vittorio Tutino, è arrivato il signor Giuseppe Graviano. E riesce a collocarmelo nel tempo? E l'ho conosciuto in quell'occasione là. E me lo riesce a collocare come nel tempo? Nel tempo, quando è successa questa cosa? Vabbè, ho capito, ma lei è diventato uomo d'onore nel 1992, mi pare, prima o dopo? Avvocato, io ho fatto parte di a pieno ritmo della famiglia di Costo d'Emilia e Brancaccia a pieno ritmo del 92 in poi, ma io prima di essere a far parte a pieno ritmo, già io mi occupavo con la mia famiglia di sangue a dei traffici per conto della famiglia di Corso De Mille. Garofalo, risponde per favore alla mia domanda senza girarci intorno. Riesce a collocarmi se il momento della sua conoscenza con Graviano è antecedente o successivo alla sua qualifica formale di uomo d'onore? È stata, se non ricordo male, è stata precedente. Precedente? Precedente di quando? Può essere stato 88, 89, 88, 80. È stato nel 90, 87, non so collocare una data. Senta, gliela faccio magari più semplice, così l'aiuto. Suo padre è vivo oppure è deceduto? Ma mio padre è deceduto. Quando? Nel 90. Nel 1990. Grosso modo può riferire, è morto di morte naturale, di morte violenta? No, papà è morto di rubara bianca. È morto di rubara bianca. Quando lei conosce Graviano, lo conosce prima o dopo la morte di suo padre? Magari questo l'aiuta la memoria. Prima lo conosco, prima. Bene. Oh, nel verbale del 28 novembre 2013 lei riferisce di un traffico di stupefacenti con i calabresi per 3 tonnellate. Questa è una cosa completamente diversa rispetto al traffico di droga con i Graviano di 5 tonnellate. Sì, queste sono cose distinte e separate. Benissimo, e allora me la spiega quella delle 5 tonnellate, il ruolo di Graviano e soprattutto, visto che lei
lo aveva conosciuto, quale ruolo ha avuto, insomma che attività ha svolto con riferimento a quel traffico di fumo. Allora, le 5 tonnellate, noi l'arcici che abbiamo sbarcato, l'abbiamo sbarcata in via Messina Marina, al che è venuto Gaspare Spatuzza con un camion a prendersi quest'arcici, al che mi hanno riferito e se ne parlava che l'arcici l'abbiamo appoggiato a brancaccio. Io non ho detto che ho avuto a che fare con Giuseppe Graviano per quest'arcici, che l'arcici è stata appoggiata a brancaccio. Quello che mi hanno detto che Giuseppe Graviano era, cioè lui sapeva anche del traffico di droga, ma non che ho detto che lui ci stava. Ho capito. E chi gliel'ha detta questa cosa che Graviano sapeva del traffico di droga? Garofalo. Chi gliel'ha detta questa cosa che Graviano sapeva del traffico di droga? Se le dico per esempio il nome di Enzo Buccafusca, le dice qualcosa? Come no? E chi gliel'ha detto che Graviano sapeva del traffico di droga e chi è Enzo Buccafusca con riferimento a questa vicenda? Enzo Buccafusca era uomo d'onore della famiglia di Palermo Centro, al che anche lui ha partecipato a questo traffico di droga con i Mazzaresi, perché l'abbiamo fatto con i Mazzaresi sto traffico di droga. Al che Enzo Buccafusca e Nino Spadaro, sarebbe il cognato, e altra gente, quando noi abbiamo sbarcato quest'arcici, noi al villino di Nino Spadaro, loro parlavano, abbiamo parlato che l'arcici l'abbiamo portato tutto a brancaccio con responsabilità di Giuseppe Graviano. Oh, sta storia della responsabilità di Giuseppe Graviano, chi gliel'ha detta? Me l'ha detto Enzo Buccafusca, ne parlava Nino Spadaro. Perfetto, Enzo Buccafusca. E che cosa avrebbe guadagnato Giuseppe Graviano da questa storia, da questa vicenda? A Palermo non si faceva, a Palermo, in via Messina Marina non si faceva un traffico di droga se Giuseppe Graviano non guadagnava. E non è una risposta. Che cosa avrebbe guadagnato? Siccome lei era il titolare del traffico di droga, saprà quanto ha preso Giuseppe Graviano, sì o no? Bene. Quanto soldi gli hanno dato a Giuseppe Graviano? In questo traffico di droga c'entrava pure Di Filippo. Giuseppe Graviano tramite Renzo Di Nirello, io non lo so gli accordi che hanno preso, perché non ho partecipato io all'appuntamento che loro si sono fatti, se sono fatto qualche appuntamento, se hanno parlato di quanto doveva percepire Giuseppe Graviano. Queste erano cose che se la vedevano loro, però io le posso ripetere che l'ACIS è stata appoggiata a brancaccio sotto responsabilità di Giuseppe Bene. Graviano. E questo me l'ha già detto 200 volte e mi basta così. Una risposta, domanda secca, risposta secca. C'entrava in questo traffico di droga un certo Di Filippo? Come no? Pure loro sono venuti a sbarcare l'ACIS. Benissimo, andiamo avanti. Rapporti con i calabresi. Lei ha parlato dei rapporti con la famiglia Nirta Strangio. Solo Cosimo Lonigro aveva sti rapporti con i calabresi. Con i calabresi, e mi riferisco ai Nirta Strangio. Per quello che mi ricordo io, sì. Sì. Lei sa se Giuseppe Graviano aveva rapporti con i calabresi e se sì, con chi e di che natura? Non l'ho mai detto questo, avvocato. Grazie. Non lo so. Lei sa se lei ha parlato mai durante la sua collaborazione dell'omicidio del padre di Giuseppe Graviano? In questo istante non mi ricordo, avvocato. Vabbè, gliela faccio io diretta la domanda. Sa chi ha ammazzato il papà di Giuseppe Graviano? Si vocificava che era stato Salvatore Contorno. Salvatore Contorno. La sua famiglia appoggiava Salvatore Contorno anche durante la latitanza? Suo padre appoggiava Salvatore Contorno durante la latitanza? Io non mi ricordo, avvocato, io ero piccolo. L'avrà visto a casa qualche volta Salvatore Contorno? Io se non mi ricordo male l'ho visto una volta solo Salvatore Contorno. E dove l'ha visto Salvatore Contorno? Lei poi è più grande di me, io me lo ricordo a Salvatore Contorno. A Chiavelli, Chiavelli. Ho capito. Ma con suo padre lei ha mai parlato degli appoggi eventualmente che suo padre dava a Totuccio Contorno? No. È sicuro? In questi istanti non mi ricordo. Avvocato, lei sta parlando di 35 anni fa. 35 anni fa non è che ho la mente lucida.
Sì, ho capito, ma per ricordarsi dei calabresi se li è ricordati. Io le domandavo proprio per... Il calabrese è stato più recente perché l'ho vissuto di prima persona, il calabrese. Ho capito, papà. Va bene. La sua famiglia praticava usura? No. E qualcuno dei suoi familiari è rimasto coinvolto nell'usura di tale Vallone? Allora, dottore, innanzitutto non è stata usura questa qua. Dottore, si doveva fare un traffico di carne a cui si dovevano investire dei soldi, non sono stati, perché poi la situazione l'hanno messa a usura. Per non farci ricavare più i soldi che noi avevamo investito in questo traffico di carne che dovevamo fare, l'hanno girato con l'usura, ma non era usura. E chi è intervenuto per bloccare i guadagni suoi e della sua famiglia? Non è intervenuto nessuno, dottor, perché dopo mio papà è scomparso, anche noi abbiamo fatto sapere questa situazione a tale Giuseppe Spadaro, il papà di Nino Spadaro, che lui si doveva interessare lui per questa situazione qua, e poi l'hanno girata che la situazione è stata in usura, ma non ce n'era usura perché noi a Picciolo Anderezza non eravamo a nulla, avvocato. Ho capito. Perché poi possono fare passare che hanno Picciolo Anderezza, perché poi sa di chiaro pure che agendo Nex, con cui la vanno a pigliare, sa di chiaro, avvocato. Quando si innervosisce parla siciliano. No, la domanda era semplice. Avvocato, non mi innervosisco, è perché le cose sbagliate purtroppo ci hanno portato a determinate situazioni. E non c'è dubbio, e non c'è dubbio. Senta, lei è parente dei De Filippo e di Spataro? Sì, sono cognato di Emanuele De Filippo. E di Spataro? Chi è su Spataro? Sono nipote acquisito di Tommaso Spataro. Quando sparì suo padre, lei si rivolse a queste persone per avere notizie sulla sparizione di suo padre? Io quando è scomparso mio padre... Scusate un attimo, c'è un problema del video, non ci vedono più. Un attimo soltanto che dobbiamo... c'è un problema col video, non ci vedono più da... Confermate che non ci vedete più da Terni? No, signor Presidente, non vi vediamo. Ho già contattato il tecnico, dice che stava... mi ha assicurato che stava provvedendo, però insomma, siamo ancora così. Anche dal sito riservato, quindi... E infatti no, noi non vi vediamo, vi sentiamo perfettamente, però non vi vediamo. Non ci vedete. Va bene, vediamo un attimo se è possibile rimediare. Ma chi l'ha detto? Mi sembra un quarto. C'è ancora le 5:10, non siamo messi malissimo. Però. C'è una questione di pochi minuti adesso. A parte quella macchina della polizia, una cosa, poi basta accendere una sirena, una cosa. Non lo perdiamo. Certo, se qua non si ripristina il video. Questo è stato l'avvocato Luigi che ha fatto... I potenti mezzi dell'avvocato Aloisio hanno fatto oscurare. Buono a sapersi, guardi. Ci dobbiamo preoccupare allora. Ci siamo? Ci vedete da Terni? Ci vedete, ci sentite da Terni dal sito riservato? Sì, signor Presidente, adesso vi vediamo. Perfetto. Possiamo... Ma che è sto fischio? Possiamo continuare. Senta, signor Garofalo, le domando... la domanda era, quando sparisce suo padre, è il 1991, lei ancora non è un uomo d'onore, però lei dice io già... Sì, ha detto 90. 90, sì, scusi. Sì, chiedo scusa. Dice però dice io già bazzicavo nell'ambiente della malavita. Lei a chi si rivolge per avere notizie di suo padre? Allora, siccome noi tutto quello che abbiamo fatto dall'84
fatto sino ad arrivare al 90 alla sparizione di mio padre, 83-84, noi tutto quello che facevamo, noi lo facevamo sempre per conto, noi ci appoggiavamo sempre alla famiglia di Corso dei Mille. E allora automaticamente tutti i traffici che noi facevamo, la famiglia di Corso dei Mille ne era sempre a conoscenza. Siccome, le ripeto, nel gergo noi ci siamo comportati sempre onestamente con determinate persone, e siccome per noi è stata una, come si suol dire, fu una patata d'aria quella che ci è arrivata a noi, perché come si suol dire, papà non era né conferente e manca raspione, era un cristiano onesto travagliatore. Facevamo i nostri traffici di sigarette. Senta, signor Garofalo, mi deve fare questa cortesia, deve parlare più lentamente, possibilmente evitando il dialetto, perché non tutti la capiscono, magari il Graviano sicuramente sì, però... Ah, perfetto. Quindi allora, deve staccare... un attimo, dobbiamo staccare... Signor Garofalo, le dicevo, magari se riesce ad evitare pure a fare le premesse... Lei, quando scompare suo padre, a chi si rivolge? Si rivolge a Graviano? Mi rivolgo a Pino Spadaro. Ecco, mi rivolgo a Giuseppe Spadaro. Avete avuto sospetti su Graviano per la scomparsa di suo padre? No. No. Benissimo. E che spiegazione vi date per la scomparsa di suo padre? Adesso sono passati 20... No, 30. No, quasi 30 anni. Che spiegazione si è dato per la scomparsa di suo padre? Non mi sono data nessuna spiegazione, avvocato. Ne ha parlato quando lei ha detto che eravate 10 latitanti nella villetta di Misilmeri? Ne ha parlato con gli altri suoi compagni di latitanza? Non ho parlato con nessuno della scomparsa di mio padre, avvocato. Bene. Senta, suo padre era sospettato dell'omicidio del poliziotto russo? Avvocato, no. Comunque non mi sembrano particolarmente rilevanti queste domande, Hanno un loro senso. L'ultima che faccio sullo specifico punto, se me la passa, se suo padre le confidò di essere stato coinvolto nell'omicidio del poliziotto russo? No. Per spiegare i rapporti con Graviano, lei conosce Enzo Mele? Sì. Ha avuto un ruolo nell'omicidio, che lei sappia, del padre di Graviano? No. E come mai conosce Enzo Mele? Lo conosce come affiliato, come uomo d'onore, o lo conosce come persona per bene che vendeva macchine? Io lo conosco come fratello di un cugino mio acquisito. Ok. Senta, sul ruolo di Geppino D'Agostino che ha interessato le domande del pubblico ministero, lei dell'arresto di Geppino D'Agostino l'ha appreso dai giornali o in altro modo? No, ne parlavamo, l'ho preso tramite Francesco Giuliano, tramite Cosimo Lo Nigro. E rispetto all'arresto di Graviano, quando è stato arrestato Geppino D'Agostino? E se non mi ricordo sono stati arrestati contemporaneamente, allo stesso periodo, un giorno prima, un giorno dopo. E Geppino D'Agostino che rapporti aveva con i calabresi? Che io sappia, nessuno. Nessuno. Con i limiti di un controesame improvvisato ho finito. Grazie. Se l'è cavata bene, devo dire. Pubblico ministero? Nessuna domanda. Soltanto una cosa, allora signor Garofalo, lei diceva che con... Ci siamo? Ci vedete? Sì, con il signor Spaduzzo mi pare lei ha detto era stato a Roma in che periodo? Nel 96? Sì, eravate latitanti insieme nel 96. In quel periodo con Spaduzza... o comunque quando lei è stato latitante con Spatuzza, quando è stato a contatto con lui, le parlò di un fallito attentato che si voleva fare a Roma, nello stadio di Roma? Sì, sì. E cosa le disse a proposito di questo fatto? Mi disse che se quel giorno là il telecomando si azionava, non sa quanto morti ci dovevano essere quel giorno là. Mi ha detto che il problema di un detonatore, c'è stato un problema di un telecomando e per quell'inghippo là
non sono morti 200-300 carabinieri. Ma le parlò in quale le disse qual era la motivazione che ci poteva essere dietro questo fallito attentato, che cosa si voleva dimostrare, diciamo? Ma come mi hanno spiegato che tutti gli attentati sono stati fatti per abbassare il 41 bis. Le parlò mai qualcuno di fatti che erano avvenuti in Calabria ai danni di carabinieri, omicidi tentati e consumati? No, Presidente, no. Va bene, ci sono altre domande? Va bene, allora con il sito riservato possiamo chiudere, grazie. Buonasera a tutti. Garofalo Giovanni, nato a Palermo il 2 11 1966.